buona la prima. Prima perché è la prima che prima partita che appunto ha fatto il nuovo allenatore Ezio Gelain, perché per chi non lo sapesse, vabbè, credo lo sappiate tutti, vabbè, lo io. Gautier è stato esonerato e non faccio commenti perché potessero risultare un po' tra virgolette offensivo nei suoi confronti. E buona prima perché è la prima partita nel 2015. 2015 che, lo dico toccandomi, è iniziato diciamo bene perché abbiamo vinto, direi che abbiamo vinto, non dico completamente, diciamo pienamente, perché comunque anche il Calpi soprattutto ora sono rimasti in 10, ci ha messo un po' in difficoltà, però diciamo che se una delle due squadre doveva per forza vincere, secondo me doveva vincere Livorno, perché non dico sempre, però ci siamo resi più pericolosi noi, ecco. E quindi niente, buona la prima per tutte le cose. Ora parliamo un po' della partita. Allora, innanzitutto io ho visto Livorno diverso, che non so se è dovuto diciamo già dall'impronta del nuovo allenatore, o perché comunque non lo so, o il Carpi ha fatto schifo, o comunque se la squadra in sé per sé comunque ha tirato un po' fuori i cosiddetti coglioni, perché sì, perché Livorno ieri, secondo me sì, sono stati come sempre qualche errore, però la prestazione, soprattutto in un campo difficile, perché Carpi, ricordiamoci che è il primo, come quello del Carpi, che nonostante tutto, cioè nonostante se non erro, ha tuttora degli infortunati, comunque non è una squadraccia, anzi è una buona squadra, appunto la prestazione secondo me è stata decisamente migliore dell'ultima partita, ma non tanto perché comunque alla fine si è vinto, no. Assolutamente no, perché comunque innanzitutto ho visto più voglia dei giocatori lì di poter aggredire, cioè era cavolato quello che sto per dire, però avete presente, per chi ha visto la partita, quell'azione di Siligari dove cioè, mi pare vantaggiato solo nel mezzo, l'ho voluto per forza tirare lui che ve la fa go. Ecco, non è questa la prova più eclatante della voglia di aggressività, la voglia di vincere, non è questa, però quella voglia mi fa capire è che comunque c'è proprio la voglia del giocatore stesso di fare gol per quanto riguarda l'attacco. Non so se avete capito cosa voglio dire. Era sì, l'esempio stupido, anzi, addirittura è sbagliato che doveva passare, però nel senso, la voglia di fare gol secondo me c'è e è quella che Livorno deve avere e dovrebbe anche tra l'altro concretizzare di più perché comunque sì. È vero che il Carpi, soprattutto quando siamo rimasti in 10 per un'espulsione da torta, perché, dico scusa, metto una parentesi, Cecchierini è brutto da dire, però a me mi ha rotto il cazzo, ve lo dico proprio in maniera volgare, perché tutte le volte, innanzitutto deve prendere sempre un giallo, e poi non è la prima volta che viene espulso per una cazzata, perché quei falli lì sono normali da fare, soprattutto quando sei stato ammonito, è normale da fare una cosa simile. Lascia che prendere il pallone, ma che cazzo entra te? Comunque, dicevo, sì, è vero che appunto il Carpi, quando stai in 10, ha cominciato a farci soffrire un po', cioè, come sempre, gli ultimi 5-10 minuti, con il cuore lì, nel senso, però, il Livorno credo che se alla fine concretizzava di più, c'era già chiusa la partita. Io dico che se andava sul 3-0 non sarei rubato niente a nessuno, anzi. E quindi niente, come dicevo prima, io ho visto Livorno, un buon Livorno, non ottimo, ma un buon Livorno. Livorno che ciò nonostante comunque purtroppo diciamo pecca, subisce, diciamo che il punto debole per il mio, secondo me. Rimane il centrocampo perché Lucio, nonostante abbia fatto quel gol lì, perché ha visto la partita e penso che sia stato. Non è che abbia giocato malissimissimissimo, però penso che sia stato il peggiore in campo. Ha fatto anche del gol, però ha sbagliato passaggi, cioè ha regalato palloni assurdi a centrocampo. Cioè, magari anche passaggi semplici, boh, la voluti rischiare e proprio perderli completamente. E niente, però nonostante tutto, visto che anche la difesa è messa così. Non è assolutamente malvagia, anzi, la difesa a 3 Livorno ci sta parecchio fa, secondo me è buona perché comunque c'è più spinta in attacco, cioè sei più offensivo
niente, l'unica cosa che ora si arriva, faranno dei singoli, anche, cioè trasciando un po' luci, si arriva a, ormai è diventata una sorta di rubrica, la rubrica di Jelinic o Jelinic, come si pronuncia, insomma lui, non vorrei capire come appunto si pronuncia. Ragazzi, si è messo un azzardo, come sempre fa la parte titolare, perché comunque c'è volendo anche Kutula in panchina. Ragazzi, io boh. Ma non è che poi ce la si male, che poi raccio, poi si fa anche tanto, cioè si dà tanto da fare, perché è uno di quelli che comunque, nonostante sia in esterno d'attacco, tu li trovi a volte, tra virgolette, in difesa fa il quasi terzino, per l'amor di Dio, però boh, sotto porta, cioè anche l'azione, è stata un'azione del primo tempo che non era da tanto all'inizio della partita, ci ha voluto andare tipo di piedi, ma non poteva andare giurissimo di testa, secondo me, e fra l'altro anche sbagliato, poi sono anche... Non tanto in questa partita, però ci sono anche altre cose sbagliate. Io boh, non so come mai confidano in luce. Boh, poveraccio, poi ripeto, uno che comunque se la da fa. Però di sotto porta. Ci fa patì, cioè fa patì. Butta via tanta roba, ecco. E ora niente. I singoli credo che. Ah! Secondo me comunque migliore in campo, tralasciando un bel gol di vantaggiato, il gol di Luci, tant'altro nel campo è Mazzoni, perché comunque è Mazzoni quello lì che ti ha fatto, ti ha salvato, ecco, da gol, dall'eventuale gol del Carpi, perché come ho detto, se non sbaglio la terza volta, bello di Dio, il Carpi quando sono andati in 10 ci ha messo una paletti di più. E niente, quindi per riassumere un po' il tutto, direi un buon Livorno rigenerato, io spero, per quanto sia voluto da dire dall'esonero di Otieri, da questo nuovo allenatore qua, che tutto è da vedere, diciamo io che chiaramente sono sincero, preferivo un allenatore piuttosto, cioè che aveva, cioè che avesse un pochino più di esperienza, magari fosse anche un po' più nominato, ma non tanto per il nome, ma perché magari c'è già stato, ecco, non è che doveva esordire con Livorno da professionista, diciamo nell'ambito della serie B, insomma dei professionisti, mettiamolo così. Però dai, bisogna dare fiducia anche all'allenatore, è un allenatore nuovo e è tutto, diciamo, da vedere e da scoprire, quindi speriamo bene. Niente, ieri tanto la sua prima vittoria in un campo difficile, quello dei Carpi, se l'ha portata a casa, ecco, ce l'ha fatta portare a casa. E quindi niente, ora se non sbaglio la prossima è col Brescia in casa, guardiamo di sfruttare non il momento dal punto di vista dei risultati, ma dal momento, diciamo, momento societario brutto che purtroppo c'è il Brescia, guardiamo un po' di sfruttarlo, magari non so, anche i giocatori sono un po' perplessi, magari vedete invece, quindi chiacchiere, attacchiamoli e niente, quindi ci vediamo alla prossima e niente, bene così, speriamo di portare avanti questo inizio, speriamo che sia inizio di serie di vittorie, ecco, anche perché comunque noi siamo secondi a pari punti con 138 squadre, 34 punti e niente, dai, si sta bene lì e secondo me si potrebbe anche andare più su. Vi ho detto questo, vediamo alla prossima, ciao a tutti.